Allora ragazzi, vi dicevo a proposito del secondo terzo impegno a rompicoglioni, ecco, ho vinto 2-1, ma ve lo posso assicurare, l'ho vinto proprio a culo. Ma sono sincero, il computer non c'ha a scassare la minchia, però scusate la volgarità, ma qua, beh, cose, certe cose l'ho sbagliata anch'io, però non meritavo di vincere, cioè, oddio, meritavo di pareggiare sì, di vincere no. Poi vabbè, anche loro, guarda che gol, cioè, questo è il gol, ogni tanto i miei difensori rimango basito su certe scelte. Scusate ragazzi, stavo leggendo un messaggio. Niente, raga, ho vinto 2-1, ma proprio critica, cioè nel senso, anche loro hanno sbagliato un botto di gol, cioè... Mi hanno messa nel chap un bel po' di volte, anche perché è quella cosa che dicevo del modulo flessibile. Loro col cavolo che sono flessibili, loro tutto di ripartenze. Infatti mi sono trovati 2-3 volte da soli davanti al portiere, che il mio portiere scarso non è, cioè Damian Ward comunque non è dei 5 portieri forti al mondo, però non è anche l'ultimo venuto, cioè non è l'ultimo stronzo sulla terra. Mi sa che se vado in Serie A devo un attimino rivedere i difensori, perché mi stanno facendo un po' penare. Per carità, anche nella realtà non sono dei fuoriclasse super mega power. Però devo comunque almeno prenderne... Cioè, vabbè, c'ho Llorente, attenzione, Diego Llorente, che comunque è un gran difensore. E gli altri tre che... Vedi, qua mi ha salvato De Lufeu. Mi ha salvato. Poi intanto di sicuro arrivano quelli buoni tra svincoli e cose. E questi poi li vendo, anche perché comunque li ho presi a zero. Valgono tutti tra i 10 e i 15 milioni, perciò belle plusvalenze. Ragazzi, anzi, guardate pure, 55%. Guarda, mi hanno messo sotto su tutto. Infatti, ve l'ho detto, non meritavo di vincere. Ragazzi, iscrivetevi al canale, e come perché dico sempre, quando uno fa 100 iscritti YouTube fa fare le dirette, e soprattutto mettete un like se il video vi è piaciuto. Un bacio dal vostro Goku, al prossimo video.